Buongiorno, buongiorno, questo è il libro di oggi, Le mie nuove vite, l'autrice June Rose Yadana Bellamy. Chi è questa bella signora orientale, come si vede dalla copertina e anche da molte foto che sono all'interno del libro stesso? Questa qua è la nipote dell'ultimo re della Birmania. Nobile, quindi di nascita, è figlia di un australiano e di una nobile appunto birmana e ha vissuto una vita estremamente avventurosa. Perché estremamente avventurosa? E ha dovuto per esempio andarsene dalla Birmania durante la guerra mondiale, seconda guerra mondiale, quando sono arrivati i giapponesi, è andata in India. Poi ha avuto varie avventure che adesso io non vi sto a raccontare, ma vi elenco non in ordine, come dire, corretto. È stata campionessa di tennis, è stata per un breve periodo attrice, ha sposato Ne Win, un dittatore birmano, durato abbastanza poco, quindi è stata la first lady della Birmania, più avanti ovviamente. Ha sposato un medico italiano, alto funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il quale ha vissuto in Thailandia, in Siria, in varie parti del mondo. Ha avuto due figli, uno dei quali è morto già da adulto. E infine, negli ultimi anni, decenni direi, della sua vita li ha passati in Italia, dove aveva una scuola di cucina. Allora, lei è nata, accidenti, non riesco più, è del 1932 ed è morta nel 2020, quindi è morta 2 anni fa. Tutte queste attività si sono caratterizzate da due aspetti, secondo me. Primo, dal fatto che lei è sempre stata ad un livello elevato nella società, non è una poveretta, sempre quando era in Birmania è sempre stata considerata con molta, molta, come una principessa, è sempre stata considerata una membra della famiglia reale, anche se la famiglia reale non c'è più, quindi con un certo grado come dire, di importanza, no? E anche le persone che ha sposato e anche le attività che ha fatto erano sempre, diciamo, non dico del jet set che può sembrare insomma eccessivo, ma insomma di un certo livello economico e sociale. Questo è il primo aspetto, quindi la vita di una persona che pur avendo avuto molte difficoltà, ma insomma non ha avuto la difficoltà di carattere quasi mai economico. Il secondo aspetto è molto interessante, su tre poi, ce n'è un altro ancora. E ogni tanto parla della Birmania, dove ha vissuto da bambina, dove è tornata, dove è stata appunto con suo marito dittatore, dopo è tornata molto avanti negli anni e quindi ogni tanto ci racconta qualche aspetto di questo paese. Ecco, il motivo per cui ho comprato il libro è quello, mi interessava insomma questo aspetto. Il terzo punto è che è buddista lei. E allora ci racconta molti aspetti del buddismo, ma non da un punto di vista teorico, dogmatico, ortodosso, eccetera, ma dal punto di vista di una buddista, che non ha in modo particolare approfondito i temi del buddismo su libri o così, conoscendone teorie, eccetera, ma è semplicemente buddista, famiglia buddista, è rimasta buddista per tutta la vita. Quindi ci racconta come alcuni aspetti del buddismo siano penetrati dentro di lei e l'aiutino a vivere la vita che ha vissuto, la vita di tutti i giorni, con le difficoltà, con gli aspetti positivi e negativi del buddismo. Ecco, questo libro è un libro che si legge abbastanza facilmente, beh, non lo possiamo considerare una pietra miliare nelle biografie del mondo. Le mie nove vite perché? Perché in effetti ha diviso in 9 capitoli e ci sono, sì, 9 periodi della sua vita che sono fra di loro abbastanza diverse. Tanto per dire, l'infanzia in Birmania, dopo è fuggita in India, è stata lì un po' in India, periodo in Italia, il periodo con il marito birmano, il periodo col marito italiano, dal quale dimenticavo si è separata, e insomma tutte queste cose, morta nel 20, quindi morta poco tempo fa,
Ecco, lei l'ha scritto, probabilmente per le sue competenze in italiano forse non erano sufficienti, l'ha scritto insieme ad una giornalista, quindi che l'ha aiutata evidentemente a scrivere bene, Francesco Moscatelli, ah no, no, un uomo, avevo letto Francesca, quindi è scritta insieme a un uomo, e niente, ci sono delle fotografie, le fotografie sotto me sono molto belle perché raccontano la storia di questa donna molto bella, bella indubbiamente, questa bambina e poi donna molto bella, fino alla fine, fino agli ultimi viaggi che ha fatto quando è tornata in Birmania. Eccolo qua. Io direi che è un libro che si può leggere tranquillamente se dovete fare un viaggio, andare in vacanza, leggero, ecco così. Le mie 9 vite, June Rose Yadana Bellamy, pubblicato dalla Ad Editore, io non lo conosco tanto bene questo Ad Editore, costa neanche tanto, del 21 è uscito, costa 18 euro, eccolo qua, bene, buona lettura.